ricordati di rimanere positivo, ricordati di riuscire sempre a mettere in dubbio i pensieri negativi e di controllare i tuoi pensieri e di avere speranza e fede in quello che vuoi fare, perché con tanto impegno, con tanto sacrificio possiamo arrivare veramente dove non pensavamo di poter mai arrivare. Oh, sentite, il mondo ha bisogno di persone come voi. Il mondo letteralmente brama e vi aspetta. Abbracciate questa responsabilità e cavalcatela. Andate là fuori, guadagnatevi da vivere e restituite agli altri. Non sarà facile. Non lo sarà mai. Il più delle volte vi ritroverete da soli, ma dovrete continuare a tenere duro. Io vi supplico, non arrendetevi mai alla mediocrità, come il 98% del mondo. Perché è certo che farete a voi stessi e al mondo un grave torto. Non lasciate che la vostra intelligenza vada sprecata. E avete una sola occasione per farlo, una sola cazzo di occasione. Non lasciate che vi sfugga neanche un momento. Afferratelo, portatelo a voi e fatelo vostro. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi volevo spiegarvi perché l'ottimismo e la speranza sono fondamentali per la nostra motivazione, per la nostra energia e per quando vogliamo superare quei momenti difficili in cui non ci sentiamo in grado di andare avanti. E come esempio volevo partire con quello di Nelson Mandela, che è riuscito a rimanere 26 anni in prigione senza perdere la speranza per quello per cui stava combattendo. Com'è possibile che alcuni di noi riescano ad avere questa motivazione, alcuni di noi riescano ad avere questa energia, mentre altri lasciano perdere prima del dovuto? Questo dipende dall'autoefficacia che abbiamo. E l'autoefficacia è quella parola che descrive come noi pensiamo di poter performare in una determinata situazione. Quindi quanto bene pensiamo di poter fare qualcosa. E la nostra autoefficacia determina le nostre scelte, determina la nostra energia, le nostre ambizioni, la nostra perseveranza e soprattutto la nostra motivazione. Quindi persone con livelli di autoefficacia alti riescono ad mettere più energia, più impegno e sono più motivati e più energici per raggiungere i propri obiettivi. Ma da cosa dipende questa autoefficacia? L'autoefficacia che ognuno di noi ha dipende dalle esperienze che abbiamo vissuto e da come noi abbiamo elaborato queste esperienze. Quindi ogni volta che succede qualcosa, per esempio un successo o un fallimento, possiamo attribuire le cause di questi successi e questi fallimenti, per esempio, all'interno o all'esterno di noi. Quindi possiamo dire che è stato merito nostro o è stato merito di una fortuna o di qualcosa che è successo all'esterno. E vale per lo stesso per i fallimenti. Possiamo anche determinare che le cause del nostro successo e del nostro fallimento erano temporanee, quindi sono state date da fattori che passeranno con il tempo, che non sono permanenti, oppure con qualcosa che cambierà con il tempo. E in tutto questo possiamo anche dire quanto noi siamo in grado di cambiare quella situazione o meno. Quindi il modo in cui noi elaboriamo le nostre sconfitte, i nostri successi, determina la nostra autoefficacia, quindi determina quanta energia, quanta motivazione abbiamo. È per questo che essere ottimisti è fondamentale per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, perché più siamo ottimisti, più vediamo le cose in maniera positiva, più aumentiamo la nostra autoefficacia, più le nostre capacità aumentano. Perché è stato dimostrato scientificamente che le capacità che abbiamo sono influenzate da quanto bene pensiamo di performare. È stato fatto uno studio molto interessante su dei nuotatori ai quali era stato detto che avevano fatto un tempo peggiore di quello reale, e abbiamo visto come i nuotatori ottimisti, quelli che pensavano di essere in grado di fare meglio, che attribuivano le cause del loro insuccesso a fattori esterni, a fattori non permanenti e sapevano di poter fare meglio, alla fine andavano a fare un tempo ancora migliore di quello reale, mentre i nuotatori che erano stati più pessimisti e quindi pensavano di non essere in grado, di non essere all'altezza di raggiungere il tempo scelto, andavano a finire con un tempo ancora peggiore di quello reale. Quindi è fondamentale capire che come noi vediamo le nostre abilità, quanto noi pensiamo di essere in grado di performare, va ad influenzare le nostre capacità e va ad influenzare l'energia, l'impegno, la perseveranza che ci mettiamo. Quindi quando pensiamo di mollare, quando siamo pessimisti, quando ci sentiamo giù, dobbiamo imparare ad essere ottimisti. Ma come si impara ad essere ottimisti? Come riusciamo ad entrare in un'ottica più ottimistica quando i pensieri che abbiamo sono negativi? E una delle tecniche che voglio consigliarti,
uno dei modi con cui puoi aggirare questi pensieri negativi è quello di metterli in discussione, è quello di chiederti se veramente è vero che non sei in grado di fare qualcosa, se veramente è vero che fallirai, se veramente tutto quello che stai pensando che potrebbe succedere, succederà realmente o solamente la tua paura. E quando noi mettiamo in discussione i pensieri negativi, allora diventiamo in grado di diventare razionali, quindi di rimettere in prospettiva le cose. Possiamo riuscire a capire razionalmente quello che sta succedendo e quindi possiamo vedere le cose da un altro punto di vista. E quando impariamo a cambiare il nostro punto di vista, impariamo ad essere più ottimisti, impariamo ad avere speranza, mettiamo più energia e più motivazione in quello che facciamo e quindi riusciamo a perseverare e a credere in qualcosa. Ed è fondamentale essere ottimisti per aumentare la nostra felicità, perché quando riusciamo a vedere solo le cose positive, quando abbiamo una visione ben chiara e ci crediamo e ci convinciamo che veramente riusciremo ad arrivare dove vogliamo arrivare perché lo sentiamo dentro, allora siamo più felici. Quando siamo più felici, ricordati di rimanere positivo, ricordati di riuscire sempre a mettere in dubbio i pensieri negativi e di controllare i tuoi pensieri e di avere speranza e fede in quello che vuoi fare, perché con tanto impegno, con tanto sacrificio possiamo arrivare veramente dove non pensavamo di poter mai arrivare. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, lascia un commento dove mi dici cosa ne pensi, iscriviti al canale se non l'hai fatto e ci vedremo al prossimo video. Sto pensando di fare molti video in questo periodo di quarantena in cui siamo in questo momento, quindi fammi sapere cosa ne pensi, perché è importante per me capire se devo migliorare, dove devo migliorare e soprattutto cosa vorresti vedere sul canale. Quindi ci vediamo al prossimo video.